Signore e signori, benvenuti in un viaggio indimenticabile. Vi invitiamo a conoscere uno dei più esuberanti ed ospitali stati brasiliani. Allacciate le cinture di sicurezza, Santa Catarina, stiamo arrivando. Santa Catarina si trova nella regione meridionale del Brasile, in posizione strategica tra i maggiori mercati nazionali e del Mercosur. Iniziamo il nostro viaggio dalla costa della regione del Caminho dos Príncipes. All'estremo nord potete vedere la città storica di San Francisco do Sul, la terza città più antica del Brasile, e che ancora conserva un bellissimo complesso di palazzi storici e il Museo del Mare, il più completo dell'America Latina. Proseguendo, sulla rotta do Sol, arriviamo a Praia de Peña, dove si trova il più grande parco di divertimenti dell'America Latina, il Beto Carrero World. Un enorme complesso di svago e divertimento che incanta bambini e adulti di tutte le età. Proseguendo 27 km più avanti, arriviamo a Balneario Camboriú, forte per il suo commercio e per l'attiva vita notturna. Dall'alto della teleferica del Parco Nitraias, la costa è ancora più bella e sorprendente. Scendendo ancora un po', arriviamo ad un vero e proprio paradiso dei sommozzatori. Qui troviamo le acque cristalline delle spiagge di Bombas, Bombinhas, Portobello, Itapema e Governador Celso Ramos. Proseguiamo sulla strada in direzione alla capitale, Florianopolis, un'isola circondata da 42 bellissime spiagge che incantano i turisti di tutte le parti del mondo. Considerata la capitale brasiliana con la miglior qualità di vita, Florianopolis investe fortemente nel turismo di affari, essendo in possesso di un'estesa rete alberghiera, oltre ad uno dei più completi centri di convenzioni del sud del paese. Da segnalare, con particolare distacco nella cucina azzurriana, sono le ostriche e le cozze prodotte nella stessa regione. Di ritorno sull'autostrada, arriviamo alla regione dos Encantos, del sud catarinense, famosa per le sue onde perfette, ideali per la pratica di sport nautici. Qui, durante l'inverno, decine di balene franche trovano rifugio per dare alla luce i loro cuccioli. Uno spettacolo unico e imperdibile. Proseguendo verso il sud, arriviamo a Laguna, città storica che ha visto i natali dell'eroina Anita Garibaldi. Proseguendo verso l'entroterra, incontreremo discendenti italiani nelle città di Nova Venezia, Urussanga e Orleans. Qui le feste tipiche conservano ancora i costumi e i sapori della cucina italiana coloniale. Più avanti possiamo vedere Gravatà, la seconda migliore stazione termominerale del mondo. Più avanti il Museo Ferroviario di Tubarão, ci invita in un affascinante viaggio al tempo delle locomotive. Proseguendo in direzione della Serra Catarinense, arriviamo all'affascinante strada da Serra do Rio do Rastro, un cammino che ci porta ad uno scenario raro nel paesaggio brasiliano: la neve nella regione di San Joaquim e canyons vicini a Bom Jardim da Serra e Lages. In inverno, il turismo ecologico di avventura e rurale dà impulso all'agriturismo della regione. Proseguendo verso nord, arriviamo al Valle Europeo. Scelte dagli immigranti tedeschi, le città come Pomerode ne conservano la cultura, la culinaria e le tradizioni. Tesori che si rivelano nell'architettura, nelle feste tipiche e nello spirito allegro ed ospitale della sua gente. Ad ottobre, Blumenau incanta turisti di tutti i paesi con l'allegria contagiosa dell'Oktoberfest. Nello stesso tempo, le fabbriche tessili di maglie fanno del commercio di bruschi il paradiso per chi vuole spendere. Nei dintorni di Ipirama, gli amanti degli sport radicali trovano scenari perfetti per praticare rafting, rapel e kayak. Più avanti arriviamo alla città di Nova Trento, dove è vissuta Santa Paulina, la prima santa brasiliana. Oggi il suo santuario è visitato da migliaia di fedeli tutti gli anni. Continuiamo in direzione nord, di ritorno alla regione del Caminho dos Príncipes.
Qui basta guardarsi intorno e osservare. La ricchezza della cultura europea si trova dappertutto. Nel dare ospitalità ad immigranti tedeschi, svizzeri, ungheresi, norvegesi e polacchi, la regione si è trasformata nel più ricco e vario polo culturale e gastronomico dello Stato. Joinville, il più grande municipio catarinense, è anche conosciuto come la città dei fiori. La città ospita l'unico teatro Bolshoi al di fuori della Russia. La nostra destinazione è adesso la Valle del Contestado. Nel tragitto incrociamo le piantagioni di mela a Freiburgo, dove è possibile provare i frutti direttamente dall'albero durante la raccolta. Andando un po' più avanti, arriviamo al pezzettino più austriaco del Brasile. Si tratta di Tre Sicilia, il nostro Tirolo brasiliano. Proseguendo, incontriamo il grande West catarinense e nel suo interno la grandezza delle pianure e del paesaggio rurale. Qui si trovano le città di Chapecó, Concordia, San Miguel d'Oeste, sulla frontiera con l'Argentina. Il paesaggio mescola bellissime cascate alla vegetazione di sottobosco e le stazioni termominerali rappresentano l'attrazione in città come Piratuba, San Carlos e Águas de Chapecó. Ogni regione ha le sue ricchezze, le sue attrazioni, e tutte insieme formano il ricco potenziale turistico catarinense. Mai la natura ha scolpito scenari tanto vari e nello stesso tempo tanto prossimi come in questa regione. Se Santa Caterina vi ha sorpreso attraverso questo piccolo viaggio di qualche minuto, è solo perché avete bisogno di conoscere tutto questo da vicino. Il nostro viaggio finisce qui, ma la santa e la bella Catarina continua a lavorare per offrirvi le vacanze dei vostri sogni. Tornate a trovarci!